questo è un video velocissimo con recensione della Dreamy Palette che riuscirà il 3 maggio in riassortimento insieme al lancio della Soul Blooming. È anche un mi preparo con voi per vedere testati i prodotti della Nabla, gli ombretti della palette Dreamy con il matte lipstick antimatter. I due prodotti per me top. Noi ci rivediamo presto. Allora, intanto idratiamo le labbra con questo balsamo che è ottimo e poi ve ne parlerò. Ho già dato il correttore, ora do questa cipria un po' effetto matte color banana la zona occhi, il primer, sto finendo questo di Urban Decay perché è da un po' di tempo che ce l'ho aperto e lo voglio terminare, lo voglio cestinare, quindi insomma proprio una cosa. Faccio vedere il mio trucco velocissimo, una schifezza praticamente, mamma mia, da stendere con le mani, da sfumare per uniformare il tutto. Questa andiamo. Allora, proviamo a farlo come viene. Prendiamo Immaculate, questo bianco burro duochrome, e lo stendo intanto con le dita anche nell'interno dell'occhio per uniformarlo benissimo. Vedete la scrivenza. Non vi preoccupate dei dettagli perché poi quelli si possono tranquillamente sistemare. Vedete, nella parte che rimane un po' più scura, tendente al bluastro, parte interna dell'occhio, tanto come uniformità, vedete la scrivenza, proprio un trucco veloce veloce improvvisato. Il pennello di Essence non è affatto polveroso perché guardate anche il pennello com'è bello pulito, però qui per uniformare è molto. Da una base sicuramente uniforme, da questi riflessi dorati su cui poi lo andremo a sistemare, non vi preoccupate, effetto bianco, mamma mia, cadaverico. Poi prendiamo Illusion e lo sistemiamo nella piega dell'occhio, molto scriventi, un po' di qua. Questo specchio è molto grande ed è un vero specchio, a differenza di tante altre palette che hanno quelli in plastica
Mamma mia. Facciamo qui il gioco della V all'angolo dell'occhio e poi su a sfumare nella piega per dare profondità. Non sono male questi pennelli, eh? Devo dire, mi piacciono molto. Poi riprendo questo di Essence con taglio obliquo e triangolare per andare proprio nella piega, nella parte esterna, anche qua. Vedete, non sono male questi pennelli della Essence, devo dire che mi ci trovo molto bene. Allora, sicuramente ho caricato di più un occhio rispetto all'altro, ma tutto sta a stenderlo e dargli il giusto grado di suavità. Io, ragazze, mi aiuto anche molto con le dita. Poi riprendo un po' di Immaculate con la punta del mignolo e la ridò in un po' sulla parte dell'occhio. Proviamo questo Rose Gold e lo stendiamo con questo, sempre dell'altra collezione di Essence, che è praticamente il pennello con la lingua di gatto, a lingua di gatto, e lo mettiamo proprio nella parte centrale della palpebra. E non sono mai questi pennelli. Questo è il Rose Gold. Prendo poi la 02 di Kiko, questa matita della collezione Asian Touch, non me lo ricordo, per delimitare la linea dell'occhio, dare un po' più di profondità. Anche la parte inferiore. Questa è praticamente la simulazione di un trucco come mi viene al mattino in velocità proprio. Un po' della terra di Kiko per fare un po' di contouring e di scaldare l'incarnato. Questi capelli. Qui proprio delimitare gli zigomi e la cornice del viso facendo il classico 3, no? 1, 2, 3. Mi trovo molto bene con questa terra. All'inizio pensavo fosse scura, in realtà è ottima. Insomma, con il primo sole non è poi così scura. E poi questo blush con cui mi trovo benissimo, lo sto utilizzando praticamente ogni giorno. Sorridete, cheese. Manca il Perso il Rime, l'ho ritrovato. Questo della Wycon, ormai non so neanche più se è in gamma, Amplify,
molto buono, vedete lo scovolino com'è, così sintetico, il silicone. Vado a allungare queste ciglia, a farle almeno a ventaglio, e questo mascara è ottimo. Cioè, adesso vi faccio vedere la differenza. Questo è con Amplify, sulla parte superiore questa praticamente inesistente. Allungo le altre. Bello, eh? Devo dire che le apre proprio a ventaglia. Se io ho fatto un disastro. Ecco qui l'applicazione del mascara. Effettivamente le ciglia sono belle aperte a ventaglio. Ragazzi, le occhiaie stamattina, così, ho fatto tardi ieri sera, questo è. E mi manca il rossetto. Prendo il Dreamy Metal Matte Liquid. Ma guardate che carina che è la confezione, tutta tempestata di queste stelle metalliche. La stendo. Bella. È bellissimo questo colore, anche per l'estate. Poi ha questo sentore di vaniglia, ci si... sì, vaniglia. Ho questo sentore di vaniglia. La stesura è piacevolissima. Questo è il Antimatter, vedete? Antimatter. Questo direi è il risultato finale. Il mio primo get ready with me, e per parlarvi della Dreamy. E